L'ASL Toscana Sud-Est ha aperto un'indagine interna per fare chiarezza sul caso di 5 persone risultate positive al tampone, ricoverate in ospedale e una volta arrivate nel reparto Covid risultate negative. Dopo 3 pazienti della Valdarno isolati al San Donato di Arezzo, l'errore si è ripetuto nel giro di poche ore. 2 donne ricoverate all'ospedale cittadino per altre patologie, prima sono state dichiarate positive al coronavirus e in seguito al secondo controllo di verifica riscontrate negative. In tutti i casi il primo esame era stato effettuato con una nuova tecnica attivata proprio in provincia di Arezzo. In entrambe le circostanze l'ASL si era attivata attraverso l'igiene sanitaria per mettere in quarantena le persone che avevano avuto contatti con gli pseudo contagiati. Solo relativamente ai 3 casi valdarnesi erano stati ben 30 i cittadini che avevano ricevuto l'ordinanza di restare isolati a casa, poi annullata in seguito al secondo test di verifica. I 5 sfortunati protagonisti di questa vicenda comunque dovranno restare in isolamento e stretta sorveglianza per 14 giorni.